Sono molto concentrato sul concerto, sull'esecuzione. Per me il concerto è un momento sacro, il momento in cui la musica incontra l'anima delle persone, in cui le emozioni delle persone rendono giustizia alle mie note, alla mia creatività e anche ai mille sacrifici che ho fatto per arrivare lì. La mia ossessione per la musica, il mio talento nel senso platonico, è stato osteggiato sia da piccolo ma anche di recente. Il motivo per cui i musicisti ce l'hanno con lui è perché è molto esposto, ovviamente, cioè se lui stesse facendo dei concerti nei locali nessuno ce l'avrebbe con lui, parliamoci chiaro, però non è questione di invidia, è questione del fatto che è molto esposto e rischia per i giornalisti e la gente comune, rischia di diventare rappresentativo dei musicisti e come immagine forse non è quella che i musicisti vorrebbero avere. Stefano Bollani nasce a Milano il 5 dicembre del 1972. È un pianista, compositore, concertista ed è prevalentemente un pianista jazz. Si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio Stefano Cherubini di Firenze, aveva 21 anni, nel 1993. All'attivo 30 album pubblicati, ha suonato e collaborato con grandissimi nomi del panorama jazz mondiale, tipo Chick Corea, Bud Medini, Paolo Fresu e Enrico Rava. Ma questi sono solo alcuni dei grandissimi musicisti universalmente riconosciuti con i quali ha collaborato. Giovanni Allevi nasce ad Ascoli Piceno il 9 aprile del 1969. È un pianista, compositore e direttore d'orchestra. Si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia all'età di 21 anni, nel 1990. Nel 2001 si diploma in composizione presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Tra il 90 e il 2001 prende una laurea in filosofia con 110. Ha all'attivo 15 album pubblicati, di cui 9 in studio, 2 live e 4 raccolte. Ha scritto 4 libri, fa concerti in tutto il mondo, è apprezzato a livello internazionale. Di lui posso dire che si sta sforzando, ottenendo comunque un discreto successo, per riuscire a sdoganare, mi si passi il termine, la musica classica in una chiave moderna. Perché questo video? Il mio intento in questo video non è quello di parlare della diatriba che c'è tra Bollani ed Allevi, ma di parlare di cosa sia la musica attraverso questa diatriba. Bollani è un pianista, ma più in generale un musicista a dir poco eccezionale. Ha studiato tantissimo e si vede e si sente. Gode di un talento unico e quello, il talento, non te lo dà nessuna scuola. Quello che la scuola e lo studio possono fare è insegnarti a gestirlo, il talento, e sviluppare quelle che sono le tue potenzialità, le potenzialità di ognuno. Ma se tu quelle potenzialità non ce l'hai innate, non ce l'hai tue, beh, la strada che percorrerai da solo sarà breve, non sarà molto lunga. Chi invece è fortunato come lui ad avere un talento del genere, sto parlando solo del talento della musica chiaramente, non avrà bisogno di fare grandi cose perché questo gli venga riconosciuto, sarà una cosa spontanea. Allevi è un talento almeno tanto quanto lo è Bollani. Hanno percorso due strade completamente diverse l'uno dall'altro. Hanno fatto i loro sacrifici, ovviamente, e hanno dedicato tantissimo tempo allo studio, mi ripeto. Tempo che le persone comuni, come posso essere io ad esempio, hanno impiegato in cose, se vogliamo, più frivole.
ma questo li ha resi quello che sono oggi, ovviamente dei grandissimi musicisti. Ho fatto questa lunghissima premessa per spiegare un concetto semplice ma molto importante. Che cos'è la musica? Immaginate che la musica non sia altro se non un linguaggio. Quando siamo bambini andiamo a scuola materna e lì cosa iniziamo ad imparare? Ci insegnano a scrivere, ci insegnano a leggere. Con il passare degli anni la scuola aumenta di livello ed aumenta le nostre capacità. Il linguaggio si perfeziona attraverso lo studio, l'apprendimento, e perfezioniamo così il nostro modo di esprimerci, di parlare. Avremo un linguaggio, con il tempo avremo un linguaggio più forbito, più ricercato, ma questo farà sì che in proporzione, col passare del tempo, il numero delle persone che ci comprendono, che ci capiscono, in percentuale diminuisce. Se ad esempio ad oggi mi intrattenessi a parlare con un medico, con un dottore, e questo dottore mi cominciasse a parlare e a spiegare che cosa si deve fare, che cosa non si deve fare durante non so, un'operazione chirurgica su un corpo umano, io credo che capirei forse un decimo di quello che sta, di quello che mi sta spiegando, anche se in realtà questo dottore si sta esprimendo in lingua italiana. La differenza tra me e questo medico, questo dottore, è una proprietà del linguaggio, oltre alle ovvie altre differenze, chiaro, eh? Una proprietà del linguaggio che non è mia, perché io non ho fatto il suo stesso percorso scolastico. Ecco, questa è la musica, un linguaggio, nulla di più, nulla di meno. Chi di voi si è fermato a pensare al perché la musica pop, la musica popolare, o il rock and roll, sono sicuramente molto più apprezzati in percentuale, e non solo, dalla stragrande maggioranza delle persone, a dispetto di un genere come il jazz o la musica classica, ad esempio? Allora, a questo punto molti di voi potreste rispondermi: beh, perché la musica pop e la musica rock sono le musiche più ascoltate in tutto il mondo. Sbagliato. I generi musicali pop e rock sono semplicemente un linguaggio comprensibile ai più. Al contrario della musica jazz o della musica classica, che invece sono dei linguaggi sicuramente molto più complessi e sofisticati di quello che possono essere il pop e il rock. Quanti di voi, ad esempio, nel loro iPod, nel proprio iPod, nel proprio cellulare o nei dischi a casa, hanno musiche di Mozart, di Chopin, Bach, di Albinoni, ad esempio, per citarne alcuni, per quanto riguarda la musica classica? Quanti di voi, nelle vostre raccolte a casa, avete brani di Duke Ellington, Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, per citarne di altri per quanto riguarda la musica jazz? Io credo in pochissimi. Invece quanti di voi a casa hanno canzoni e musiche di Madonna, Bruce Springsteen, Vasco Rossi? La maggior parte. Mi sbaglio? Potete smentirmi? Volentieri, mi rendereste felice. Aspetto in tal senso le vostre considerazioni, come sempre. Ma in tutto questo discorso potreste pensare che mi stia allontanando dal nocciolo della questione, dal punto focale di questo video. E invece no, ci sono sempre stato dentro. Avete ascoltato bene cosa dice Bollani di Allevi nel breve video che ho mostrato all'inizio? Ve lo faccio risentire. I musicisti ce l'hanno con lui è perché è molto esposto, però non è questione di invidia. È questione del fatto che è molto esposto e rischia, per i giornalisti e la gente comune, rischia di diventare rappresentativo dei musicisti. Bene, a fronte di ciò vorrei chiedere a questo punto a Bollani
cosa intende esattamente quando dice rischia di diventare rappresentativo dei musicisti. Perché rappresentativo? In che modo? Quando un musicista di qualunque livello e grado si può sentire rappresentato da un altro musicista? Io credo mai. Per farvi un esempio e per spiegarmi meglio, io sono un grandissimo fan di Steve Vai, il famoso chitarrista che io definisco impropriamente, perché non me lo posso permettere, un chitarrista, se vogliamo, new age, ma questo è un giudizio assolutamente personalissimo. Bene, dovete sapere che quando Steve Vai aveva ancora i capelli lunghi, durante i suoi live, cosa faceva? Si piaceva mettere sul palcoscenico, davanti alla sua postazione, due se non tre ventilatori che lui azionava durante i concerti, azionava a suo piacimento attraverso un pedale, un interruttore che aveva. Bene, voi magari potete pensare che lui si azionava questi ventilatori per rinfrescarsi durante il concerto. Sbagliato, perché lui azionava quei ventilatori per far sventolare i propri capelli. Era una sua tendenza artistica, era un estro, era il suo estro. Secondo voi in tal senso potevo mai sentirmi rappresentato da uno come Steve Vai? Io che praticamente di capelli ne ho pochissimi. E ancora, io che non so fare un millesimo di quello che fa Steve Vai con la chitarra, perché non posseggo la sua proprietà linguistica, rammentate? Come posso sentirmi rappresentato da lui? Questo per sottolineare il fatto che secondo me nessun musicista può sentirsi rappresentato da nessun altro musicista. Bollani credo che sbagli enormemente dicendo il contrario, perché se dice così crea un'inutile distinzione e divario di modi di ascoltare, di intendere e di amare la musica. La musica è un linguaggio universale. Siccome mi sento più rappresentato da Bollani, allora a Levi diventa che cosa? Un musicista da non ascoltare oppure da non apprezzare? Non è possibile, no? Ma andiamo avanti con un altro pezzetto dell'intervista fatta a Bollani. No, non è possibile che a Levi diventi Berlusconi perché non ha lo stesso potere. Certo che se avesse lo stesso potere lo diventerebbe. L'immagine che dà del musicista un po' matto, genietto matto, che sempre eterno bambino, che non è capace bene di capire dove si trova, che la musica gli arriva naturalmente, è una cosa che nasce dal cuore. Per un musicista che ha studiato tanti anni, che ha una famiglia, una casa e paga le bollette, quindi altro che eterno bambino, può anche essere fastidioso, perché, e poi credo che sia anche vecchia come immagine, quella del genietto che non sa esattamente che cosa sta facendo, anche perché non credo sia vero, lui è diplomato in pianoforte, laureato in filosofia, quindi non penso che sia vero che non sa cosa sta facendo, quindi non so perché insistano su questa immagine, che è quello credo il motivo per cui i musicisti ce l'hanno antipatico, però i musicisti non lo sanno forse, pensano invece di averlo in antipatia per motivi artistici, anche credo, però il motivo principale è quello. Ecco, avete sentito che cosa pensa Bollani di Allevi. Addirittura molto spesso Bollani durante i suoi concerti lo ha deriso sul palcoscenico, prendendolo in giro, suonando, accennando a suonare alcuni dei suoi brani. Thank you.
Bollani è Bollani, Allevi è Allevi, punto, nulla di più, nulla di meno, banalmente è così. Chiudo questo video lanciando un appello a Stefano Bollani. Caro Stefano, tu sei un musicista unico nel tuo genere. Dire che sei bravissimo mi sembra addirittura riduttivo e quasi inutile, e so benissimo che del mio giudizio, ammesso e non concesso che tu mai un giorno vedrai questo video, non sai che cosa fartene. Pazienza, me ne posso fare una ragione. Però te lo dico da musicista, in fin dei conti io e te siamo colleghi. Certo non sono e mai sarò alla tua altezza, lo so benissimo. Ma comunque anche io sono musicista, proprio come te. Ho solo un linguaggio molto più semplice del tuo. Ecco, quello che voglio dire è che io credo che tra musicisti non si debba fare quello che fai tu nei confronti di Allevi. Lui è un pianista esattamente come te, bravo tanto quanto te. Ha un suo pubblico che non è necessariamente uguale al tuo. Io seguo entrambi, anche se siete molto differenti l'uno dall'altro, ripeto, ma è proprio questo quello che mi affascina di voi due. In questo bellissimo universo, questo bellissimo mondo che è la musica, non credo bisogna creare asti e divisioni, quelle lasciamole per altre cose, non per la musica. Pensa che io morirei se un giorno vi vedessi suonare assieme, sarebbe fantastico. Altrimenti Stefano rischi di fare la fine di Vasco Rossi con Luciano Ligabue. Tanto rumore per nulla. Grazie per aver visto il video e come sempre commentate liberamente qui sotto facendomi sapere che cosa pensate di tutta questa storia. Noi ci vediamo al prossimo video. Ah, quasi dimenticavo. Iscrivetevi al canale. Ciao. Ciao.